A Benevento dicono come una finale, la pressione tutta o quasi sui campani, partiti per vincere al pari di Brescia, Palermo e Verona. La classifica al momento dice un'altra cosa, biancazzurri terzi con un punto di vantaggio sulla squadra dell'ex Christian Bucchi, che ha già riposato ed è senza dubbio in forte ascesa. 9 risultati utili consecutivi, 5 vittorie e 4 pareggi. Ultimo KO il 9 dicembre col Verona al Vigorito, dove è stata battuta anche da Foggia e Ascoli. Seconda migliore difesa del torneo, con 23 gol, appena uno incassato nelle ultime 4. Meglio ha fatto il solo Palermo con 19 reti al passivo. Sfida tra bomber, da una parte Mancuso 15 centri, dall'altra Coda 12. Nel Pescara c'è Ugo Campagnaro, risonanza negativa all'adduttore, convocato da Pillon, che però potrebbe preservarlo in vista della sfida interna con lo Spezia in programma domenica prossima. Ancora ai margini del grosso, out Canutè, rientra Balzano, il nostro probabile 11, Fiorillo Trepani, Ciofani, Grabion, l'ex Scognamiglio e Balzano in difesa, Memuscia, altro ex, Brugman e Creco a centrocampo, Marras tra le linee alle spalle del tandem Mancuso-Monachello. Sanniti privi di dichiara per infortunio e in prota causa squalifica, 3-5-1-1 il sistema di gioco. Montipò tra i pali, Tuia, il rientrante Antei e Caldirola, trio di centrali di difesa. Esterni Maggio e Letizia. A centrocampo Crisetic, regista, Bandinelli e Teglio, forse preferito a buon aiuto. Roberto Insigne sulla tre quarti a ridosso di Massimo Coda. Le immagini degli ultimi 3 precedenti in terra campana, tutti in Serie C. Settembre 2001, vittoria rotonda dei biancazzurri di Ivo Iaconi, 3-0. Fanesi sul rigore, raddoppio di Palladini servito da Davide Ruscitti e tris di Fabio Artico sullo 0-1 dal dischetto l'ex Sosseo Ruta, calciallato. In quella partita esordisce tra i giallorossi campani un giovanissimo, appena 17enne, Raffaele Palladino. Aprile 2003, altro successo netto dell'11 di Ivo Iaconi. Pomeriggio da ricordare per Stefano Bellè, che realizza i primi 2 gol. Quindi la griff di Bonfanti, subentrato a Federico Giampaolo. Il gol della bandiera della squadra allenata da Di Costanzo è realizzato da Di Nardo. Infine, 19 ottobre 2008, in piena crisi societaria, il Pescara di Beppe Galderisi sfodera una grande prestazione. Nel primo tempo magia di Antonino Cardinale sul calcio franco, esecuzione magistrale, particolarmente ispirato il centrocampista biancazzurro, prodigioso l'estremo beneventano Gori sulla punizione successiva. Nella ripresa il raddoppio, spunto sontuoso di Zetu Live che rifinisce per Simon, 2-0 sembra fatta, ma così non è. Di testa Castaldo dimezza lo svantaggio, al 30esimo il pari siglato da Di Piazza in sospetta posizione di fuorigioco.